In Italy 2023 siamo nello stand dell'azienda Colle Frisio. C'è una frase che io prendo dalla vostra brochure che mi piace comunicare a chi ci segue. Siamo un'azienda giovane, moderna e aperta alla sperimentazione. Oggi raccogliamo e produciamo le nostre passioni. Ecco, una bella frase. Io sono con Amedeo De Luca che insieme ad Antonio Patricelli ha creato l'azienda. Parliamo proprio da queste passioni che si coltivano e dunque anche dai prodotti. Allora, il mondo del vino è un mondo che ormai ci appartiene da più generazioni, poi è logico, è un mondo che ci piace anche da consumatori, anzi in questo mondo ci siamo avvicinati prima da consumatori e quello ci ha messo in discussione già dal primo minuto, dalle prime uscite dei nostri vini, per cercare di dare al cliente finale una qualità eccelsa che però in primis riuscisse prima a soddisfare noi stessi. Dove si trova l'azienda e quali sono i vini che producete? Allora, l'azienda è ubicata sul comune di Frisa, nella Valle del Moro, sulla Valle del Moro, con una natura che ci circonda. Abbiamo sulla destra la bellissima Maiella e sulla sinistra riusciamo a vedere anche la costa dei Trabocchi. È veramente una bellissima zona da poter apprezzare anche come zona turistica. Un'azienda moderna, dicevamo, con antiche passioni. I vostri vini? I nostri vini, diciamo che negli ultimi anni ci stanno dando belle soddisfazioni, e poi Antonio, la parte commerciale, è più bravo di me a raccontare quello che succede in Italia, ma specialmente fuori dal nostro territorio, che ancora oggi rappresenta circa l'80% del nostro fatturato. Diciamo qualcosa sulle vostre etichette? Sì, sulle nostre etichette siamo stati sempre un po' attenti al packaging, perché sicuramente la cosa più importante è il contenuto di una bottiglia di vino, però il vestito non deve essere da meno, e in questo, grazie anche allo studio di Paolo che ci supporta e ci sopporta, abbiamo sempre, lui sforna delle bellissime idee e noi le mettiamo in pratica. Idee premiate? Sì, anche quest'anno abbiamo preso una medaglia d'argento con un prodotto nuovo e lì abbiamo personalizzato in toto sia l'etichetta ma in special modo anche la bottiglia, quindi con questa bottiglia personalizzata molto bella e accattivante, che già dall'uscita del Pro Wine è stata apprezzata sia nel contenuto che nell'impatto del bellissimo packaging. Quale vino ci offrirebbe telespettatori? Quale le sta più a cuore? Fare distinzione un po'. Scelga uno. Una bella bollicina, un metodo classico anche per iniziare bene una bella giornata, è un vino che accontenta un po' tutti. Una passione coltivata a Frisa ma che viene trasmessa in tutto il mondo, Antonio Patricelli, l'altro socio che ha avviato questa azienda qualche anno fa. Buongiorno e salute a tutti. Niente, Colle Frisio ha una storia giovane, diciamo che questa è la prima generazione, spero che sia la prima di tante generazioni. È un'azienda che comunque è partita cominciando a vendere e a portare i prodotti all'estero, diciamo, le nostre prime nazioni sono state gli Stati Uniti e poi a seguire. Oggi copriamo più di 45 paesi nel mondo, siamo riusciti a rendere il nostro brand abbastanza forte nei paesi stranieri. Questo ci fa molto molto piacere, perché comunque c'è sempre interesse, continua a essere interesse da paesi anche sconosciuti, che molte volte non riesci nemmeno a trovarli sulla cartina geografica, però alla fine, cioè, tu gli fai assaggiare il vino e dici, allora, è un buon vino, mi piace il packaging, una bella bottiglia, poi magari gli racconti anche della nostra regione, fantastica regione, dove con mezz'ora riesci
ad andare dalle piste da sci al mare, quindi insomma li incuriosisci di più. E poi chiaramente il goal è quello di portarli di creare degli incoming, portarli nella nostra regione, portarli in cantina, fargli capire quello che facciamo, e lì chiaramente insomma te li sposi e ti diventano fedeli. Tra l'altro la vostra cantina si presta ad aprire le porte, perché insomma anche è ampia, è moderna, è accogliente. Ecco, diciamo, la fortuna di essere la prima generazione è anche quella che siamo la prima generazione, però diciamo che viviamo anche delle esperienze passate dai nostri colleghi e da noi direttamente, quindi chiaramente quando abbiamo creato la struttura abbiamo pensato a quello che doveva essere, come doveva essere la cantina, quale tipo di accoglienza doveva dare, considerando che comunque diciamo la nostra mission era principalmente quello di andare sui mercati stranieri. Per concludere, abbiamo brindato con le bollicine consigliate da Amedeo. Con lei con cosa brindiamo? Con Magnolia Bianco. Magnolia Bianco, che è un vino che abbiamo fatto pensando alla cultura straniera, ma anche pensando diciamo al nostro territorio, ed è un blend di quattro differenti tipi di uve, quindi dal Traminer al Sauvignon, Falanghina e Trebbiano, e sta riscuotendo veramente tanto tanto successo. Uno, perché comunque brandizza molto l'azienda, non essendo né una DOC, non essendo una DOC ma solo un IGT bianco, ma allo stesso tempo vediamo che riusciamo ad avvicinare i giovani, che saranno il nostro futuro, al vino, e questo ci fa un'immensa gioia.